finding shelter in some fog. There I cover ground, never touching down. Sognare si può, poesia e merenda in arrivo. Tra qualche minuto siamo con voi per il nostro sabato, con i nostri versi e con le nostre poesie. Carmelo Cossa in arrivo. Ed eccoci qua, Sognare si può, poesia merenda. Vi mando un saluto grande e oggi vorrei iniziare con un saluto dal profondo del cuore a una persona cara, carissima, che purtroppo ci ha lasciati. Thank you.
eccomi qua, sono di nuovo con voi perché oggi Facebook sta facendo un po' di capricci e forse perché sente anche lui un po' di tristezza. Un poesia merenda un pochino più triste. Oggi vorrei fare un saluto, un buon viaggio a un nostro carissimo amico, oltre che ascoltatore, che è Francesco Prisco, presidente dell'associazione Wilm di Ottaviano, che purtroppo in questo frangente, in questo periodo, ci ha lasciato. Non so come dire questa cosa perché mi coinvolge emozionalmente parecchio, anche perché abbiamo fatto insieme un percorso bellissimo e lui è una persona davvero speciale. E abbiamo fatto insieme il percorso di Io Esisto, poi lui si occupava di sostenere ed aiutare le persone in difficoltà. Quindi è ovvio che questo ci tocca in maniera particolare. Voglio dirlo all'inizio della trasmissione perché la vita è fatta anche di questo, di persone speciali, spettacolari, che noi abbiamo l'onore e il piacere di conoscere e che però purtroppo a volte ci lasciano, perché noi sappiamo, vero Carmelo, che siamo qui solo di passaggio. Ci ritroveremo insieme in un altro momento, in un altro mondo, in un'altra vita, questo non lo sappiamo, però è sempre un grandissimo dolore. È un dramma che colpisce tutti, e la dipartita del caro Francesco mi ha lasciato veramente amareggiato. Immagino i suoi cari. Stamattina ho sentito sua figlia Marilena, mi ha commosso. Siamo tutti uniti in questo dolore che resterà. Ma anche Francesco resterà nei cuori di tutti, perché è stata una persona veramente grande. Io, appena ho potuto, ho condiviso una foto sui social, la prima foto che feci insieme a lui e ai suoi ragazzi della Wildim, il 15 giugno del 2013. Da quel giorno sia Francesco, sia i suoi volontari, sia i suoi cari, in special modo sua figlia Marilena, mi sono rimasti nel cuore tutti quanti. Sicuramente. E lì resteranno ancora. Chiedo scusa per la mia emozione, ma è una giornata così. Certo. Io, come dico, vi chiedo scusa, oggi la diretta è un po' strana, sembra che senta un po' il nostro dolore va e viene. Intanto voglio salutare Silvia Fredegradi, che ti dice ciao Carmelo, ciao Ivana, grazie. Ciao Silvia, ciao a tutti. Un saluto, un abbraccio ti arriva dall'amico Perone Giuseppe, ciao Giuseppe. E dice un saluto anche a Francesco oggi in cielo, e io di questo veramente ringrazio. Ecco qua, prendiamoci un attimo di pausa ancora. Don't give a damn, 'cause no matter how much it hurts, they'll always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just worse. No matter how much it hurts, they'll always go back to make it work. Baby, he won't treat you better, just worse.
a good man, girl, you know it's true. You know this good man, he needs you too. See, I'd cross the ocean blue just so I could sing to you, be by your side till my days are through. Ed eccoci qua, siamo tornati. Ci siamo un attimo ripresi da questo saluto intenso a Francesco Prisco e un abbraccio carissimo a tutti i suoi cari che stanno sicuramente attraversando un momento molto molto difficile. Questo Poesia Merenda, dicevamo, è iniziato con un pochino ovviamente di tristezza, ma ripeto, tutto questo fa parte della vita. E anzi, come dicevo, io sono onorata e felice di aver avuto l'opportunità di conoscere, di incrociare in questo nostro cammino provvisorio, perché noi, come dicevamo, siamo qui di passaggio, persone speciali come Francesco e come Carmelo. A proposito di questo, io vorrei che tu ci leggessi una poesia che secondo me è il caso di condividere. È un affetto grande, una poesia che tu hai dedicato al tuo papà. Sì, ma sono andato a cercarla dopo aver appreso la notizia, perché voglio leggerla, voglio dedicarla anche a Francesco e ai suoi cari. La leggo con il cuore, come l'avevo dedicata a mio papà, la dedico a Francesco e alle sue figlie, che penso che parlino la mia stessa lingua che ho usato in questi versi. Scusate, sono emozionato. Assolutamente sì, e sicuramente loro sono vicini e comprendono, sono persone speciali alle quali dedichiamo le tue parole. Ti chiedo per piacere di parlare un pochino più forte, così i nostri ascoltatori ti sentono. Ancora un saluto ad Andrea Romi, ciao Andrea, e a Angelo Finiguerra e a tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Un saluto ci fa anche la dottoressa Stefania Rubatti, grazie, un abbraccio. Un abbraccio da parte sua, e noi ricambiamo tanto tanto l'abbraccio e ci vediamo mercoledì con la nostra dottoressa, sempre frizzante, sempre con argomenti molto interessanti. Sì. Ti ho dato un pochino di tempo per prendere fiato. Ci provo. Prego, vado. Condividiamo questa splendida poesia. L'ho intitolata Oltre la vita. Oltre la vita. Tu che sei dove sorge l'aurora, dove vivi di luce, respiri la pace e osservi il regno dei cieli, ti prego, dimmi, dov'è la verità? Tendimi la mano, donami l'abbraccio e la serenità perduta quando sei partito. Anche se veleggi fra gli angeli in cerca del tuo pezzo di cielo, scorgo ancora l'azzurro del tuo sguardo, papà. Hai amato la mamma di immenso e di infinito, quando le vite che insieme ci avete regalato. La devo a te questa esistenza divenuta leggenda, ma vorrei ancora un sorriso e stringerti le mani. Mi scalderebbe l'anima con la speranza che l'amore rinasca nei cuori di chi crede di amare, senza capire che l'avidità divora i sogni, sciupa il dono dell'amore, il senso della vita e sbriciola ogni cosa che tu ci regalavi, piccolo o grande, organizzato a sorpresa, non importa, quei doni scuotevano l'anima, aprivano la mente e scaldavano il cuore. Dimmi, papà, mi senti quanto imploro il tuo perdono per non averti amato quanto avrei potuto? Quando mi manchi e penso dove sei, sento un anelito che carezza il cuore, la pioggia che scende dagli occhi e un brusio che entrando nell'anima mi dice: ascolta il silenzio dei tuoi giorni, prega, e sentirai la verità di una vita oltre la vita. Bellissime queste parole, piene di sentimento e piene di amore, lo stesso che abbiamo noi per tutti i nostri cari, per un genitore, per un papà,
una mamma, abbiamo sempre paura di non amarli abbastanza, abbiamo sempre paura anche di dimenticarli a volte, no? Col tempo, e il dolore che la loro mancanza ci lascia è sempre immenso. Quindi sì, grazie per queste parole bellissime, piene di emozione, che vogliono così regalare, condividere con la famiglia e con Francesco, che sicuramente la sta sorridendo come, e ci sta seguendo come faceva sempre, sì, devo dire, sì, durante le nostre dirette. E quindi io gli mando un abbraccio di cuore, mi raccomando, seguici ancora, seguici anche da là. Grazie a te, grazie a tutti. Vorrei salutare un po' di persone che ci stanno guardando, nonostante Facebook abbia fatto i capricci, loro ci hanno ritrovato. E voglio salutare Roberto Pilone, il cavalier Giuseppe Marco Pasquarella, che sarà con noi martedì con il suo libro. Silvia Fradegradi ci manda di nuovo i suoi saluti anche su questa diretta e ci dice che ci ha ritrovati. Grazie, grazie di cuore. Francesco Rodolfo, appunto la dottoressa, come dicevamo, Stefania Rubatti, che ci manda un abbraccio forte forte. E grazie, grazie a tutti quanti per essere con voi. La nostra poesia merenda, però, proprio perché è legata alle emozioni e ai sentimenti, non si vuole fermare. No, non sarebbe giusto. Non è giusto, ma soprattutto, esatto, merita, Francesco non vorrebbe che si fermasse. Esatto, merita che noi continuiamo a dedicare poesie, versi, emozioni e a condividerle con tutti voi. E noi lo continuiamo a fare. Con molto molto piacere, quindi con un po' di fatica mandiamo ancora altri saluti mentre tu dal cilindro mi cerchi una poesia che ancora che vuoi condividere con noi. Io volevo, però non riesco a farlo, condividere una poesia bellissima che si chiama Io esisto. E che avevo pensato di utilizzare come in apertura. Non lo posso fare perché non ce l'ho in questo nuovo PC, ma lo faremo la prossima volta, molto volentieri. Io, se vuoi, posso cercarla nel mio PC e leggerla. Ecco, ma questo noi potremmo farlo, mentre io faccio i saluti, tu magari puoi cercare questa poesia, Io esisto, che è dedicata a questo bellissimo concorso che con amore Francesco ha voluto e che combinazione tu hai vinto proprio con questa poesia, sì, alla tua prima partecipazione. È il giorno, il 15 giugno del 2013, mi presentai alla premiazione e conobbi Francesco e tutto il suo meraviglioso staff. Fantastico, molto bene. C'è Giuseppe Pasquarella, il cavaliere, che ci dice bellissime parole, molto significative. E poi ancora Claudio Cirio, un saluto grande, grande. Allora, ne leggo una. Leggine una e poi dopo, mentre io chiacchiero, tu cerchi l'altra. Tiriamo fuori dal cilindro di Carmelo una poesia e vediamo che cosa riusciamo a condividere quest'oggi. Io condividerei questa. Che cosa hai trovato? Che ho intitolato Non può passare. Non può passare, è un titolo che mi sembra intenso. Prego. Col tempo si guarisce da tutto, dalla lontananza, dall'assenza, dai ricordi di chi ami e dei sogni fatti insieme. E poi si finisce con l'essere venduti e non rimane che sparire. Credevo di morire di malanni, ma non d'amore, non di sofferenza, non di strazio e di menzogne. Ma così è la vita. E nella vita non si cambia. Io l'ho fatto per amore, ma non è servito a niente. Tutti cerchiamo uno spiraglio quando non c'è più luce,
eri tu il mio sole quando ti abbracciavo, e poi quando te ne andavi restavo al buio. Poi nell'oscuro dei miei giorni capivo che non c'eri, e quando si faceva sera ti cercavo in una stella in mezzo al cielo, ma nel cielo che vedevo tu non c'eri. M'è stato il cielo quella notte, quando credevo di morire, a urlarmi forte che tutto passa. Ma l'amore e i sogni no, non possono passare. E allora sogno di abbracciarti e amarti ancora, vita mia. Ebbene sì, una dichiarazione d'amore alla vita che dobbiamo ricordarci, lo ribadisco oggi più che mai, che noi qui, ripeto, siamo solo di passaggio. Quindi dovremmo essere un po' più buoni, dovremmo anche essere insomma un pochino più obiettivi, no? Cioè, delle volte ci attacchiamo a delle cose senza senso, quando, lo diceva anche Alda Merini, se ci ricordassimo più spesso che noi qui siamo solo di passaggio, saremmo meno cattivi, probabilmente ci concentreremmo molto di più sulle cose buone. E vivremmo di più il qui e ora. Bravissimo. Senza pensare a domani o dopodomani o dopodomani. Esatto, goderci il nostro momento di felicità, anche proprio legati alle piccole cose, che è vero che in certi momenti magari è difficile, ci sembra difficile poterle, così, poterci concentrare su quelle, invece sono quelle che ci fanno più bene, che ci fanno vivere bene, invece di correre a destra e a sinistra, magari arrovellarci e preoccuparsi di cose magari inutili. E ci preoccupiamo del domani, del futuro, preoccupiamo cosa sarà l'anno prossimo. Esatto, e non ci preoccupiamo di adesso, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando, che cosa possiamo... Mi ricordo solo una settimana fa, e questo ci tengo a dirlo, dopo quello che tu ci hai appena fatto notare, no? Ricordo la settimana scorsa un post di Francesco, sì, che scriveva: ci vediamo presto, torno a casa e tornerò a seguirvi. Purtroppo non è accaduto, perché, esatto, io sono sicura che lui ci segue lo stesso. Sì, ma noi non... Ma è ovvio che è quello il messaggio che noi stiamo dando adesso, che tu stai dando, è che purtroppo le volte uno pensa talmente avanti nel tempo che non si accorge da non godersi della bellezza del momento che stiamo vivendo, di questa vita che è un dono, anche se noi delle volte non ce ne accorgiamo, siamo sempre arrabbiati, ne abbiamo anche ben donde, no, delle volte. Sì, però è anche vero che se noi imparassimo ad apprezzare veramente un po' di più il qui e ora, le piccole cose, le amicizie, le parole, gli affetti. E gli affetti, sì. Vivremo meglio. Sì. Dovremmo smetterla di rimpiangere o ripensare al passato. Dovremmo smettere di rincorrere il futuro e goderci i nostri momenti. Invece tra il passato, che non passa, dico io spesso. È vero, è vero. È il futuro che rincorriamo sempre, che tutti rincorrono, ci dimentichiamo di vivere. Esatto, siamo talmente di corsa. È l'unica certezza che abbiamo, se ci pensiamo bene. Esatto, assolutamente sì. E a questo punto mi piacerebbe leggere un'altra poesia. Sì, tu cerca, che dobbiamo fare veloce, se riusciamo a trovarla, io cerco di chiacchierare un pochino. Io ci provo. E proviamo a salutare alcuni degli altri ascoltatori che sono arrivati ad ascoltarci e che io ringrazio. Voglio ringraziare Ginetto Becciu, non so, spero di dire con maniera corretta il suo nome, Giovanna Abruzzese, Raffaele Di Vita, Renata Bolognesi, un abbraccione grande, Renata Seccatore, due Renate una dopo l'altra, Massimo Asti, un abbraccio anche a te, Bruno Tucci, quante belle persone che ci stanno seguendo, che hanno piacere. Buongiorno Renata,
buongiorno, buongiorno, che hanno piacere di condividere con noi questi momenti di poesia dedicati appunto alle emozioni e dedicate a qualche verso che il nostro Carmelo Cossa scrive continuamente, perché noi lo sappiamo, lui scrive di giorno, di notte, e ha praticamente la penna che scrive, e delle volte neanche si ricorda, rileggendo quello che ha scritto, che cosa dobbiamo... Che cosa ha scritto. A volte lo ricondivide con noi e neanche è consapevole di quello che ha scritto. Si domanda: sono io che ho scritto questo? Intanto voglio salutare Massimo, che ci compare quella figura che vedete in sottofondo, al fondo laggiù, nella inquadratura. È Massimo che è passato a trovarci, che io saluto e ringrazio di essere passato qui da noi. Non cambia, no, da qui non ti vedo, ecco, no, ti vedono meglio da lontano, perché sei in quell'inquadratura lì. Ok. Hai trovato la nostra poesia? Ho trovato. Perfetto. Grazie, la dichiaro, un abbraccio. Grazie. Eccoci qua. La leggo dal video e spero che ci molto riesca volentieri. Bene. Prego. Io esisto. Io esisto e non farei rumore se tu ascoltassi il ticchettio di un passo che non c'è più. C'è stato un tempo in cui credevo ancora nel cammino, ora non più. Ma non starò incollato al mondo di sorrisi falsi a implorare una mano che non c'è, ma aprirò quella porta per cancellare il passato e uscire a vivere il futuro senza far rumore. Questo è un altro giorno, nuovo, mai vissuto. E anche se soffro e non so quando finirà, voglio viverlo finché son vivo. Non come un evento da subire, ma come un tono di una vita nuova, come un fiore che ogni giorno mi sboccia fra le mani, senza far rumore. Voglio curarlo prima che, trafitto dagli occhi di un mondo che non vede, sfiorisca. Sfoglierò i desideri, le promesse e i sogni infranti, cercando un argomento che nel silenzio della vita che mi batte dentro riduca la sofferenza del dramma che non si attenua, senza far rumore. So che nessuno ascolterà ciò che una volta ero, ciò che ora sono e ciò che sarò domani. Ma non superò più il tempo incollato al ricordo di un sorriso falso, né cercherò uno vero in cui specchiarmi, nel desiderio di un passo annodato di parole, parole percepite in sentieri sconosciuti, senza far rumore. Non ozierò sul baratro del tempo, ma ritroverò il coraggio e, senza temere, con la fede fra le mani, accetterò il dramma sciogliendo i nodi che intracciano la vita. Sono vivo e riprendo il cammino di un'esistenza in cui nessuno crede. Ma io ti prego, ascolta il silenzio dei miei passi, senza far rumore. Senza parole, senza far rumore, ce l'hai fatta condividere con noi queste parole. Tra l'altro io so quanto sia stato difficile, perché è molto emozionante, soprattutto oggi. Sì, soprattutto oggi, che mi ricorda... un momento veramente molto bello, molto legato bello, a un momento oggi molto duro, triste, molto triste. Molto... Però io esisto. Esisterà ancora. Esatto. E il concorso continuerà ad esserci, perché Francesco lo ha sempre amato. L'ho promesso a Francesco l'ultima volta che l'ho sentito e l'ho promesso a sua figlia Marilena stamattina. Io ci sarò sempre. E dunque questo bellissimo concorso continuerà ad esistere. E noi, in particolare tu, continuerai a sostenerlo, ad aiutarli a portarlo avanti. Voglio, come quasi in trance, poi rileggendo, non ti sembra quasi neanche di essere stato a volte, tu? A volte fatico a crederlo, perché sembra che...
qualcuno mi detti le parole. È meraviglioso anche questo aspetto. Renata Bolognesi ci dice: buongiorno carissima Ivana e ciao, saluta la sua omonima Renata e buon pomeriggio poetico a tutti quanti. Grazie, 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 grazie di cuore. Un saluto a Francesco Murlo, un saluto al maestro Doriano Missora e vi ringrazio. Ciao, un ciao con tante O ci manda Francesco Murlo e noi siamo felici di salutare e di avere tutte queste belle persone qui con noi a condividere poesia ed emozioni. Io direi che leggiamo ancora una poesia, perché abbiamo avuto un po' di alti e bassi, un po' di sbandamenti, e quindi io vorrei chiudere questo nostro appuntamento con un'altra poesia. Da questo cilindro tiriamo fuori ancora qualcosa che sono sicura tu ami e che sono sicura sarà estremamente significativo. Che cosa hai trovato? Ce n'è di tutto un po'. Lo so. So che oggi mi sembrano tutte... non lo so, oggi sono triste, scusatemi. Ma no, io ti ringrazio intanto per non aver mollato in questa giornata, ma non lo avremmo mai fatto proprio perché noi siamo molto affezionati a Francesco. E lo avremmo deluso. Esatto, e non avremmo mai voluto deluderlo, esatto. Quindi noi siamo qui per festeggiarlo, per salutarlo e per dirgli che insomma siamo sempre qua. E sono sicura che lui da lassù ci continuerà a seguire, sono certo. Assolutamente. Eccola qua, Renata dice: sì, dai, ancora una poesia. E allora, che cosa ci leggi? L'ho pescata in mezzo a tante. Benissimo, in mezzo a tante combinazioni, che titolo ha? Amare e vivere. Pensa te. Ma non l'ho inventata, è qua. No, ma guarda, ne sono assolutamente sicuro, ma io non credo al caso, lo sai, no? E le cose non accadono per caso, neanche la poesia che ti salta in mano proprio oggi. Prego. Ho sorriso versando pianto di gioia e ho pianto scacciando lacrime e dolori. Ho gioito e riso, ho urlato e sussurrato e poi, dicendo grazie al dono della vita, mi ha regalato te, favola infinita. Ti ho carezzata, ti ho abbracciata e amata. Ti ho amata quanto il mondo, donna, quanto l'immensità del cielo, amore vita mia, e quanto la pioggia che insieme al sole nutre natura e sentimenti, vita mia. Mi hai mentito e tradito tante volte, e forse ho perso, ma son vivo, e anche se l'amore mi ha lasciato nudo, senza credo e senza cuore, vivrò per te. E se ci credi ancora, ti donerò me stesso con il cuore e nutrendo insieme i sogni infranti, divideremo gli attimi di vita indossando i panni del presente con cui la vita ci vestirà ogni giorno. Bellissima, grazie. Avevamo proprio bisogno di un po' di energia positiva. Renata ci dice: amare e vivere, un titolo e un perché. Grandioso. Grazie, è vero, grazie. È vero che è uno splendido titolo che ci dà quell'energia che ogni tanto abbiamo bisogno, viene meno, no? Quindi abbiamo bisogno un po' di e credo che indossando i panni del presente con cui la vita ci vestirà ogni giorno è una frase molto potente. È la vita che ci veste, non è che ci vestiamo da soli. Esatto, e dobbiamo noi concentrarci proprio in questo, nel vivere quei finché momenti, siamo vivi. Finché siamo vivi, esatto, non smettere di sognare, non smettere di crederci e vivere con affetto anche quei momenti dolorosi che fanno parte però della vita, che è questo dono meraviglioso e questo viaggio transitorio, eh? Che quindi